Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Buongiorno a tutti. Allora, ieri praticamente mentre tornavo dal concerto di Torino mi sono guardato un bellissimo video di Gino Massari che spiegava la ricetta per il tiramisù goloso. E quindi ieri sera ho fatto la spesa per fare il tiramisù goloso. Ho preso anche la Marisa, ho preso il termometro, e però al posto della sacca poche ho trovato la pistola del silicone, quindi penso che i veri pasticceri mi odieranno per questo, ma per la prima volta oggi cucinerò facendo il tiramisù, che è anche difficile da fare. Però seguitemi, Iginio Massari, se vuoi darmi dei consigli, io sono qui. Che marito perfetto, amore? Che attenzione, questo è un tiramisù fatto da zero, cioè quindi i savoiardi non li ho comprati, i savoiardi li farò io! Se... Partiamo malissimo, mi serviva il buco del 14 per fare i savoiardi e ce l'ho solo dell'8. Qualcuno ha una bocchetta del 14 da prestarmi? Come faccio adesso? Cioè mi si è rovinata tutta la ricetta! Ragazzi, ho un problema urgentissimo, mi serve una sac à poche con il buchino del 14. Se qualcuno abita nel mio palazzo o abita vicino a me e ha una sac à poche, scrivetemi in direct. No, perdi tempo. Cose fondamentali: uno, il cappello da chef. Ci spiace, se qualcuno glielo vuole mandare. E due, non ho trovato il coso per stendere lo zucchero a velo, quindi non so come si chiama, qual è il nome tecnico? Non lo so, però ho trovato la Marisa. Cosa si chiama Marisa? La Marisa. Facciamo un dolce veramente goloso, il tiramisù. Sì, vai Ginio! È tutto pronto, devo solo capire come cazzo funziona la planetaria. Però ci siamo, sono pronto. Ok, poi devi fare un po' così. Amore, ho bisogno di una mano! Mi serve Dava, vieni veloce! Sto apprezzando la pasticceria perché ti regala anche dei momenti di relax, dato che dobbiamo aspettare 12 minuti che questa planetaria veramente poco rumorosa monti la pasta per il savoiardo. Iginio, spirito guida, sempre qui. Quella bacinella lì, sì, mi passi però. Quella bacinella lì. Quelli. Cioè, subrietamo. Un tuono. I suoi non sono così spappolati. Scusa, e a me cosa ti serviva? Se io ci passassi la bacinella? La bacinella della planetaria. Tutto. Poi il bacello di vaniglia. Lo tagliamo sulla sua lunghezza. Lo apro e la parte aromatica per eccellenza è al suo interno. Wow! Avete visto come sono profondi i solchi? La massa montata... Boh, che cazzo vuol dire i profondi solchi? Hai visto quanto sono profondi i solchi? Bitch! Il bume è pronto, vedete, anche se lo piego rimane sempre... Guardate, anche se lo piego rimane sempre nella stessa posizione. È una garanzia dell'insuccesso del savoiardo. E non è granuloso, guardate che hit! Prendo una Marisa. Mi cuore, spezza cuore, quando dice prendo una Marisa. Ma voi sapevate che sta roba si chiama Marisa? Allora, a mia discolpa devo dire che la pistola a sac à poche è una merda, quindi ho dovuto tagliare un sacchetto e mettere la bocchettina. Il risultato non è proprio... non sembrano proprio dei savoiardi, ma vediamo. Cioè, in teoria sarebbero dovuti venire così. Guardate la semplicità. Io però c'avevo la bocchettina dell'8, lui c'ha la bocchettina del 14, quindi Ginio... I savoiardi... Ecco, questo è il mio risultato. 10 centimetri. Allora, i savoiardi sono in forno, l'unico problema è che non so usare il forno, quindi non so se sta andando. E vedremo. Sto cucinando da più o meno 3 ore e non sono neanche a metà del video. Io sto dando un aiuto veramente concreto e grazie a me se verrà bene questo tiramisù. Ma vai a cagare. Stiamo facendo i savoiardi con una sac à poche creata dal mio maritino. Fai vedere, fanne uno. Sono merda. No, sono belli. Fanno schifo. Non è vero. Ma c'è paura che non sono troppo, devono essere più uomini. Nonostante le aspettative, devo dire che
I savoiardi sono venuti bene. Ferragni mi farà il test. Molto buoni. Molto buoni, vero? Non sono crudi? No. Leggeri, vero? Grande. Ho appena finito la crema pasticcera, che non è male. E vediamo. Leo, guarda che papà che hai, Guarda che papà, Questa è street credibility livello 100. Sto per fare il tiramisù, Leo assaggerà un savoiardo. Perplesso, eccolo! Buonissimo! Vi sto per spoilerare la giornata più epica della mia vita. Siete pronti? Allora, oggi sarò l'assistente ufficiale del maestro Iginio e faremo il tiramisù. E il mio tiramisù era venuto abbastanza bene. Sì, l'ha visto? L'hai tirato su? Sì, era un po' mosciato alla fine, però... Bene. Oggi ho un assistente speciale, Federico. Ciao. La mano è ferma. Da un modo da riempire tutto, da fare uno strato? No, perché devi fare un altro strato di savoiardi in due parti. Dopo sopra mettiamo... Ok. Cosa vuoi fare con la... No, voglio... Il nostro tiramisù, anzi, il vostro tiramisù. Goloso. Sono appena tornato a casa, esperienza incredibile. E praticamente tra i dolci della festa di ieri e questi qua, praticamente abbiamo dolci per un mese. Ovviamente elargiremo a tutta la nostra famiglia. Grazie mille, maestro. Ecco il nostro tiramisù. Io volevo ringraziare il maestro per questa bellissima esperienza, grazie di cuore davvero. Grazie a te Federico, è stata un'esperienza fantastica anche per me. A presto. E comunque domani potrete vedere online il video di io e Iginio che cuciniamo insieme. Tiramisù, goloso. Incredibile. We got London on the track.